www.vr6.rai.it. La Stock di Trieste vi augura buon ascolto e vi ricorda che Stock, il famoso brandy, dà più sapore al vostro entusiasmo. Stock, quando vince la tradizione. E anche Giulia ama lo sport, per questo gli sportivi amano Giulia, la grappa di carattere. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Ci scusiamo per il ritardo, cercheremo di recuperare trattando i primi tempi molto rapidamente. Stiamo allora per collegarci con Torino per la partita Juventus-Lazio, con Roma per Roma-Milan, Milano per Inter-Napoli, Firenze per Fiorentina-Foggia, Bergamo per Atalanta-Varese, Como per Como-Novara. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Giuseppe Viola, Alfredo Provenzali, Ezio Luzzi e Verardo Dalla Noce. Cominciamo con il solo risultato dei primi tempi via Torino. Juventus 0, Lazio 1, a voi Roma. Al secondo minuto della ripresa, Milan 2, Roma 1, a voi Milano. A San Siro, al primo minuto della ripresa, Internazionale 1, Napoli 2. Firenze, per cortesia. Sì, Firenze, Firenze, Fiorentina 0, Foggia 1, a voi Bergamo. Al secondo minuto della ripresa, Atalanta 0, Varese 0, a voi Como. Qui è Como, al terzo minuto del secondo tempo, Como 0, Novara 0, a voi studio. Gli altri primi tempi a Cagliari, Cagliari 1, Torino 0, a Cesena, Cesena 0, Verona 0, a Vicenza, Lanerossi 1, Genoa 0, a Genova, Sampdoria 0, Bologna 0. Brevissimi allora i cenni di commento via Torino. Sì, d'accordo Bortoluzzi, taglieremo anche i nostri appunti. Al comunale, ripetiamo, Juventus 0, Lazio 1, all'inizio della ripresa, segnato Quinaglia al 45esimo, esordio stagionale di Lovella in questa Juventus-Lazio, che è la 320esima partita diretta dall'arbitro siracusano. Tempo e temperatura primavera. 60.000 gli spettatori presenti. Quinaglia, che non aveva riscosso le simpatie di questo pubblico nel corso di tutto il primo tempo, è riuscito a prendersi proprio allo scadere dei primi 45 minuti la sua rivincita, raccogliendo in aria tutto solo un rasoterra di Nanni e battendo Zoff con un secco diagonale invano ostacolato dal rientrante Morini. Così la Lazio è andata al riposo conducendo in vantaggio di una rete il primo tempo, che è stato molto equilibrato e sembrava comunque destinato a concludersi senza vinti né vincitori. Le due squadre erano emerse infatti a tratti, i portieri erano stati ugualmente impegnati da qualche tiro insidioso ed anzi era stata la Juventus ad andare più vicino al gol. Accadeva al 32esimo quando Cucureddu indirizzava da fuori area un violentissimo tiro di sinistro che andava a colpire l'incrocio dei pali alla sinistra di Pulici, impegnato in questo momento da un altro tiro piuttosto violento scoccato da Causio. Il Quinaglia fino al momento del gol si era mosso con alterna fortuna, smagnoso come tutta la squadra laziale del resto di fare e qualche volta anche di strafare per cancellare rapidamente lo smacco di Ipswich e sentirsi nuovamente sulla cresta dell'onda. Ripetiamo, risultato di 1-0 all'inizio della ripresa, esattamente al terzo minuto in favore della Lazio, rete di Quinaglia 45esimo, a voi Roma. Dove si gioca il quinto minuto della ripresa, il Milan in vantaggio per 2-1. All'Olimpico abbiamo il sole barbaresco, 85.000 spettatori e sinora un gioco che potrebbe essere migliore ma anche peggiore. Le reti al decimo Chierugi, al 20esimo Bianchi, al 37esimo Cappellini. Dopo un'azione in apertura del Milan, l'avvio sembrava favorire le velleità della Roma. Vecchi infatti al quinto fermava in presa un insidioso tiro cross di Morini, al sesto bloccava una debole girata di Cappellini, al settimo alzava con bravura oltre i pali un'ottima staffilata di Di Bartolomei, ma al decimo il Milan passava con il solito pezzo di bravura di Chierugi su punizione. Sul calcio piazzato, comandato da Barbaresco a circa 22 metri dalla rete di Ginulfi, Benetti toccava cortissimo per Chierugi che colpiva di sinistro a cucchiaio con un diabolico effetto a rientrare. La palla sorvolava la barriera e andava ad insaccarsi sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere giallorosso. Il raddoppio rossonero al 20esimo, azione Chierugi-Bigonne che Biasiola perfezionava con un cross che per motivi misteriosi disorientava l'intera difesa giallorossa, compreso Ginulfi che rinunciava all'uscita. Bianchi sfruttava sapientemente la situazione, intervenendo con un tocco maligno che depositava la palla in rete. La reazione romanista si esprimeva con un bel colpo di testa di Prati, alto di poco al 22esimo, con un bolide in diagonale di Domenghini al lato al 24esimo e con un tiro anche al lato di Morini al 36esimo. Nel frattempo, al 28esimo, Barbaresco non riteneva di intervenire per un fallo in aria di Anquiletti su Prati e giudicava involontario anche un mani di Turone al 31esimo. Il gol giallorosso sopraggiungeva comunque al 37esimo. Prati difendeva la palla sulla sinistra dell'area con un abile palleggio aereo che poi concludeva rimettendo al centro con una rovesciata a forbice. Sulla traiettoria interveniva di destro in acrobazia Cappellini che metteva di forza alle spalle di Vecchi. La ripresa è in atto da 6 minuti. Scopigno ha mandato in campo il suo numero 13 Spadoni in sostituzione del numero 3 Peccenini. Il risultato è sempre immutato, 2-1 per il Milan, a voi Milano. A Milano siamo al quarto minuto della ripresa, 2-1 per il Napoli la situazione. Gran Cagliari
calcio per 45 minuti a San Siro. Inter e Napoli in brillante condizione atletica imprimono subito un ritmo velocissimo. Il Napoli comincia con più determinazione e ruba l'iniziativa agli avversari. Nei primi minuti due parate di Vieri su Bruscolotti e Braglia e una girata di Clerici che sfiora il montante. C'è ora un calcio di punizione in favore dell'Inter, siamo al limite dell'area, parte il tiro di Boninsegna, respinge la barriera. Ancora Mischia davanti a Carmignani e segna Boninsegna in questo momento, risolvendo una furiosa Mischia davanti a Carmignani. Ha segnato per l'Inter Boninsegna, la situazione è pertanto ora la seguente: Internazionale 2, Napoli 2. Ma ritorniamo ai primi 45 minuti, vi dicevamo un'iniziativa piuttosto decisa da parte del Attenzione Viola, qui è la Juventus, ha segnato in questo momento il pareggio Altafini con un colpo di testa, te Viola. Vi dicevamo l'iniziativa piuttosto decisa del Napoli, ma al 13° del primo tempo è passata l'Inter. Scambio a Boninsegna Moro, scatto in profondità di quest'ultimo che supera con dribbling addirittura Arguti, Zurlini e Bruscolotti e batte Carmignani con un preciso tocco di sinistro. Un gol veramente splendido. Potrebbe raddoppiare all'Inter poco dopo con Oriali, ma il suo tiro è troppo centrale e Carmignani può respingere. Al 24° un episodio molto importante, infortunatosi in uno scontro con Orlandini, Mazzola è costretto a lasciare il campo in barella, gli subentra Scala e Moro viene promosso regista. Sembra che Mazzola abbia riportato una vasta lacerazione sotto il ginocchio destro, un incidente assai simile a quello riportato da Rivera nel corso di Italia-Svizzera. L'uscita dal campo di Mazzola sconvolge un po' il gioco dell'Inter e ne approfitta il Napoli per pareggiare al 28° in un'azione apparentemente senza significato. Fedele commette un'incredibile leggerezza tentando un passaggio verso Vieri senza accorgersi che alle sue spalle c'è Clerici. Quest'ultimo scatta prontamente, conquista la palla e infila Vieri da pochi passi. Al 41° 2-1 per il Napoli, spunto di Braglia quasi sulla linea. Attenzione Viola, attenzione, è passato in vantaggio il Varese, 1-0, ha segnato libera sull'Atalanta, a te Viola. Descriviamo l'azione del secondo gol napoletano, uno spunto di Braglia che si è liberato di Oriali, gran tiro verso Vieri, respinge il portiere interista, la palla rimbalza sulla traversa e Canè da pochi passi di testa riesce a segnare. Il risultato è di 2-1 al termine del primo tempo, ma come vi abbiamo descritto Boninsegna ha riportato l'Inter in parità al quinto della ripresa. Situazione pertanto ora Inter 2, Napoli 2, a voi Firenze. A comandare la differenza, 10° minuto del secondo tempo, risultato invariato, è sempre il Foggia che conduce sulla Fiorentina per una rete a zero, il gol messo a segno al 3° minuto del primo tempo da Silvano Villa. Rapidamente i primi 45 minuti di gioco, parte in attacco la Fiorentina con Gran Cipiglio, al secondo Calviolo serve Spegiorini in buona posizione, ma l'ala sinistra sbuccia il pallone e perde l'ottima occasione. Un minuto dopo a sorpresa va in vantaggio il Foggia, della Martira serve indietro Brizzi, troppo lungo e corner, e sull'azione susseguente al tiro della bandierina, che è di Pavone, c'è uno sbandamento della difesa fiorentina, Silvano Villa è tutto solo sulla sinistra, riceve il pallone e infila Superchi. Reazione dei padroni di casa che incontrano però una resistenza superiore al previsto. Il Foggia infatti giostra con sicurezza al centrocampo e si lancia in avanti solo quando intravede la possibilità di andare a colpo quasi sicuro. La Fiorentina costretta ad attaccare dimostra di non avere le idee troppo lucide e l'azione ne risulta rallentata prima di entrare nel vivo. E così la conclusione più pericolosa, sempre nel primo tempo, è ancora di Silvano Villa al 12°, ma questa volta Superchi gli si oppone con bravura. Attenzione Provenzale, sì. Attenzione, scusa, ha pareggiato l'Atalanta con Gattelli, 1-1 dunque il risultato, a te la linea. Concludiamo dicendo che nel primo tempo per la Fiorentina ricordiamo i tiri a rete di Calviolo, Beatrice ed Antonioni e poi il finale, tanto veemente quanto privo di risultati pratici, gli spettatori sono 40.000 circa, arbitra Gussoni, c'è sole ed evento di tramontana. 11° del secondo tempo, Foggia in vantaggio sulla Fiorentina per una rete a zero, a voi Bergamo. 10° minuto della ripresa, risultato di parità 1-1 tra Atalanta e Varese. Era andato in vantaggio il Varese con l'ala sinistra libera che aveva sfruttato un'azione, un passaggio di Bonafè su azione in contropiede, ma l'Atalanta si è ributtata decisamente in avanti e il centravanti Gattelli, il giovane centravanti, ha sfruttato una Mischia, ha tirato prontamente in rete e ha pareggiato per l'Atalanta. È stata la partita, si sta ravvivando in questo scorcio di secondo tempo perché il primo tempo era stato decisamente apatico
le squadre avevano battuto soprattutto a controllarsi a centrocampo, pochissime erano state le occasioni da gol. L'Atalanta aveva marcato una maggiore superiorità territoriale che le aveva fruttato però soltanto 9 calci d'angolo. Ora il risultato è di 1-1, è un pomeriggio magnifico di sole, il terreno è in ottime condizioni, arbitra Riccardo Lattanzi alla presenza di 12.000 spettatori circa. Ripeto il risultato: Atalanta 1, Varese 1. A voi Como. Qui è Como, 12° minuto della ripresa, il risultato è sempre lo stesso, Como 0, Novara 0. Un minuto fa l'arbitro Martinelli ha concesso un calcio di rigore a favore del Novara per un fallo in area di Correnti, ha calciato Giannini, ma il portiere Rigamonti ha parato. È quasi un derby questo fra Como e Novara qui a Senigallia e il primo tempo è stato tutto sull'equilibrio. Il Novara ha già la mentalità della squadra che punta in alto con la logica di un gioco anche gagliardo. Il Como in casa deve attaccare, difetta degli uomini o dell'uomo risoluzione. Inoltre i Larriani debbano fare attenzione a non soffrirsi troppo negli affondo perché Ghio, sul quale c'è Malgrati, e Enzo, 2 reti in 4 partite, non lasciano nulla alla improvvisazione. Ed ecco perché Cattaneo, uno dei migliori del Como oggi, ha in cura il numero 11 piemontese. Comunque i comaschi hanno avuto l'occasione di passare al 22°, fugge Correnti, serve Casone, gran tiro, ma Pinotti ha sofferto soltanto il sibilo del pallone. 2 minuti più tardi, fucilata al volo di Russo e parata dell'estremo novarese, c'è un gran tiro adesso di Gallioni del Como, ma la palla sfiora la traversa. Poi al 38° del primo tempo c'è una rete di Ghio, rete peraltro annullata per fuorigioco sempre da Martinelli. È una bella giornata di sole, gli alberi sono 3 per il Novara, 2 per il Como, i presenti 7.000 a te Bortoluzzi. Grazie, rapidamente altri cenni di cronaca dallo studio. A Cagliari, Cagliari 1, Torino 0, 18°, segna Riva su rigore, concesso per fallo d'ostruzione sullo stesso Riva in area. Calci d'angolo 3-2 per il Cagliari, terreno buono, 35.000 gli spettatori, arbitra il signor Menegali. Primo tempo a Cesena, Cesena 0, Verona 0, sesto della ripresa, Cesena in vantaggio, 1-0 sul Verona, rete segnata da Toschi. Calci d'angolo del primo tempo 5-1 per il Cesena, terreno buono, 15.000 gli spettatori. Arbitra il signor Lazzaroni. Al 14° nel Verona, al posto di Zigoni infortunato, si entra Pace. A Vicenza, Lanerosi Vicenza 1, Genoa 0, 30° rete di Macchi su passaggio di Vitali, calci d'angolo 6-1 per il Vicenza, terreno buono, spettatori 20.000, arbitra il signor Gonella. A Genova, Sampdoria 0, Bologna 0, calci d'angolo 3-0 per il Bologna, terreno buono, 30.000 gli spettatori, arbitra il signor Toselli. Vediamo la situazione in Serie B dopo i primi minuti di gioco nel secondo tempo, ovviamente. Ascoli 1, Ternana 0, Avellino 0, Bari 0, Catania 0, Arezzo 0, Perugia 1, Brescia 0, Reggiana 1, Palermo 0, Regina 0, Catanzaro 0, Spal 0, Brindisi 0, Taranto 3, Parma 0. In Serie C a Trento, Trento 0, Alessandria 0, a Pescara, Pescara 0, Chieti 0. Ora, per riportare un po' d'ordine alla trasmissione, desidero una panoramica d'aggiornamento. Solo il punteggio, a te Ameri. 12° della ripresa, 1-1 fra Juventus e Lazio, a voi Roma. 14° della ripresa, 2-1 per il Milan sulla Roma, a voi Milano. 12° a San Siro, 2-2 tra Inter e Napoli, a voi Firenze. A Firenze 16°, Fiorentina 0, Foggia 1, a voi Bergamo. A Bergamo il 13° minuto della ripresa, Atalanta 1, Varese 1, a voi Como. A Como è il quarto d'ora, Como 0, Novara 0, a voi studio. Qui è lo studio, Cagliari 1, Torino 0, Cesena 1, Verona 0, Vicenza 1, Genoa 0, Sampdoria 0, Bologna 0, a te Ameri. 14° minuto del secondo tempo, ripetiamo il risultato, sta attaccando in questo momento la Lazio 1-1 fra le due squadre, ha tirato Garlaschelli dal limite, il pallone ha sorvolato la traversa e terminato sul fondo. Chinaglia al 45° del primo tempo, Altafini al quinto della ripresa, sono gli autori delle due reti con cui appunto Lazio e Juventus stanno pareggiando sul terreno dello stadio comunale di Torino. Il gol di Altafini è stato segnato con un colpo di testa al quinto minuto su traversone effettuato da Causio, effettuata la testa di Altafini in area in un groviglio di giocatori. Il numero 9, che sostituisce oggi Anastasi, è riuscito ad inzaccare sulla sinistra di Pulici, che è rimasto quasi fermo sul posto, sorpreso dal tiro del centravanti juventino. Quindi risultato di 1-1, poi la Juventus ha avuto un'altra occasione per segnare, la propiziata Causio con una lunga fuga e discesa sul settore di estrema sinistra, è sceso in area, si è liberato i due avversari, ha crossato corto verso il centro, è intervenuto Longobucco che ha sparato invece alle stelle. Pertanto il risultato è di 1-1, sta attaccando in questo momento la Juventus, discesa ancora sul settore di estrema destra di Cucureddu che è giunto al limite, sta per essere fermato l'intervento di Wilson che si riporta ancora sul giocatore nella posizione alla destra e Wilson interviene mettendo la palla in fallo laterale, la rimessa in gioco della Juve
esattamente al 15° minuto del secondo tempo. Ma l'arbitro Lobello, che dirige l'incontro, concede un calcio di punizione invece, che vediamo sta per essere tirato dalla squadra juventina. Il calcio di punizione al limite dell'area sulla sinistra della rete difesa da Pulici. I giocatori juventini si stanno schierando in area. Ecco Furino dal disco di rigore, poi Bettega, poi Capello, poi Altafini al limite dell'area di porta. Il tiro sta per essere scoccato sul settore di estrema destra. Sarà Causio ad effettuare questo tiro. Parte il tiro in area, corvino di giocatori, colpo di testa di Manservisi, anzi che respinge, recupera o cerca di recuperare ancora la palla, tornando indietro Garlaschelli, intervento di Salvatore che nelle retrovie recupera, ora si è portato a ridosso la linea centrale del campo, in lotta ancora con Garlaschelli che cerca di togliere la palla, la recupera Chinaglia, ecco Chinaglia a scattare nella posizione alla destra, scende velocissimo e controllato da Morini, si è portato a ridosso del limite dell'area, scocca un tiro verso Zoff che esce dai pali, ecco anche Frustalupi sul pallone, Zoff non ha toccato la palla, la porta vuota per un istante, ritorna Zoff ai pali, cross di Frustalupi, al limite recupera Rececconi, giocherella con la palla, entra in area, controlla la sfera, sta per scoccare il tiro, lo scocca in posizione di fuorigioco, intanto un giocatore laterale, esattamente Galaschelli, calcio di punizione per la Juve, battuto sulla destra, è scattato ancora Causio, eccolo pilotare la palla verso la linea centrale del campo, la scambia quindi con Bettega sul settore di estrema destra, ancora Bettega in possesso della palla nella posizione di mezzo destro, mentre sulla destra è scattato in questo momento ancora Causio, pronto per effettuare un cross, anzi longo buco, al limite attende Altafini, passa il pallone a Causio che cerca lo spiraglio per tirare, perde la palla, lo recupera ancora Bettega e controlla la palla con una mano, l'arbitro Lavello De Passi comanda un calcio di punizione per la Juventus, 1-1 al 16° del secondo tempo fra Juventus e Lazio, a voi Roma. Dove si gioca il 18° della ripresa, il Milan è sempre in vantaggio per 2-1, questa è la successione delle reti, nel primo tempo al 10° Chieruggi, al 20° Bianchi, al 37° Cappellini. Il Milan che deve rinunciare a Rivera e Snellinger, presenta Anquilletti su Prati, con Turone libero, Biasiolo mediano di spinta, Sogliano alla tattica, Benetti e Bianchi interni e Bigonna e Chieruggi punte. Nella Roma lo stopper è Battistoni, il libero Santarini, il mediano d'appoggio Rocca, l'ala tornante Domenghini, gli interni Di Bartolomei e Cordova, le punte Cappellini e Prati. La giornata registra l'esordio stagionale di Sogliano e Cordova, sinora si è trattato per entrambi di un esordio abbastanza positivo. La Roma, come già detto nel flash precedente, ha fatto entrare in campo il numero 13 Spadoni in sostituzione di Peccenini. Lo stesso Spadoni si è distinto proprio al 13° minuto, magia dei numeri, con un bel tiro dal limite dell'area che ha colto il palo alla destra di Vecchi. La Roma sfrutta ora una punizione con Cordova che toccherà probabilmente a Domenghini già pronto alla attenzione, rincorsa. Attenzione, attenzione Olimpico, ancora Comunale, Bettega con uno splendido colpo di testa ha portato in vantaggio la Juventus. Pertanto il risultato al 17° del secondo tempo, il seguente Juventus 2, Lazio 1. A te Ciotti. Grazie Mary, d'accordo, 2-1 per la Juventus a Torino, situazione frattanto del Milan per quanto riguarda il rendimento della squadra e l'orientamento tattico del complesso di Rocco, Anquilletti fatica un po' a controllare Prati, anzi diremmo molto, Benetti è lontano dal suo standard, il resto della squadra si batte dignitosamente, ma lo schieramento rossonero appare piuttosto scoperto sulla fascia sinistra dove infatti Morini nel primo tempo ha imperversato con continue incursioni. Situazione della Roma, qualche imbarazzo nello sviluppare la manovra in settore destro e una certa lentezza in sede di rifinitura delle azioni, molto attiva ad ogni modo le punte Prati, Cappellini e lo stesso Spadoni naturalmente, di cui abbiamo già segnalato il tiro che al 13° ha colto in pieno il palo alla destra di Vecchi. Contropiede del Milan condotto da Chieruggi in tandem con Bigonne, fallo però dello stesso Chieruggi e punizione in favore della Roma, occasione sfumata per il Milan. Siamo al 19°, sempre 2-1 la situazione in favore degli ospiti a Teviola. Siamo al 17° della ripresa a San Siro, sempre 2-2 tra Inter e Napoli, c'è ora un calcio di punizione dal limite in favore dell'Inter, Bedin che è sulla palla accanto a sé, Facchetti, l'arbitro Angonese che dirige davanti a 70.000 spettatori fa correggere ancora la posizione della barriera. Vi ripeto frattanto i marcatori, al 13° Moro, al 28° Clerici, al 41° Canè, parte la punizione di Bedin, manca l'intervento di testa Boninsegna, può allontanare Braglia. Al 5° minuto della ripresa lo stesso Boninsegna ha riportato le sorti dell'incontro in parità. La partita è estremamente interessante e combattuta anche in questo inizio di ripresa. Un Napoli davvero sorprendente ha messo alla frusta un Inter altrettanto in forma, ma che come detto è stata costretta a mutare disposizione tattica per l'uscita di Mazzola al 24° del primo tempo, infortunatosi in uno scontro con Orlandini. Anche il Napoli ha operato una sostituzione nella ripresa, all'11° è uscito Clerici ed è entrato Ferradini. Sono stati ammoniti Oriali e Bruscolotti, gli angoli sono 4-3 in favore dell'Inter. Ripeto la situazione, 2-2 tra Inter e Napoli, a te Provenzali. 22° al Comunale di Firenze, risultato invariato, Fiorentina 0, Foggia 1. In questa prima parte del secondo tempo è più consistente l'azione offensiva
difensiva della Fiorentina che ha costretto il Foggia ad arretrare di molto la sua barriera difensiva. È stato sinora il portiere del Foggia Trentini a dover sbrigare la maggior parte di lavoro. I tiri più insidiosi sono stati di Speggiorin e di Merlo, per il Foggia una puntata iniziale di Pavone e poi un tiro di Silvano Villa parato da Superchi. Al quindicesimo una punizione di Merlo, deviazione di testa di De Sisti, ma Trentini è riuscito a parare a fil di palo. Poi al diciottesimo Merlo a Speggiorin in corsa, è entrato in aria molto bene, si è liberato del suo avversario, ma ha avuto il pallone sul destro e ne è uscito un tiro debolissimo che Trentini ha parato con facilità. 22esimo del secondo tempo, Fiorentina 0, Foggia 1, a voi Bergamo. Risultato invariato, Atalanta 1, Varese 1, mentre scocca il 23esimo minuto della ripresa. Vi ricordiamo che i gol sono stati segnati nel secondo tempo al settimo da Libera e al nono da Gattelli. Decisamente migliore questo avvio della ripresa rispetto a tutto il primo tempo, la partita ora è vivace, veloce e c'è ora un calcio d'angolo a favore dell'Atalanta che è stato battuto in questo momento, c'è il terzino di Vina che tenta un tiro ma la palla va nettamente fuori. Le due squadre sono in campo nelle migliori formazioni, l'Atalanta recupera Macciò a mezza punta fra Gattelli e Pellizzaro e tiene in panchina Meucci, il Varese in piega libera che ha scontato le due giornate di squalifica al posto di Calloni che comunque si è infortunato nell'ultimo allenamento settimanale. Ora è il 24esimo minuto della ripresa, Atalanta 1, Varese 1, a voi Como. Qui è Como, 22esimo della ripresa, sempre Como 0, Novara 0 e in attacco adesso il Como, i più attivi sono Vannini e Correnti, ma il Novara deve stare molto attento in difesa e sino a questo momento infatti non si fa sorprendere. Vivian il libero ha il suo bel da fare per arginare le offensive che sono piuttosto frequenti. Buona sino a questo momento il debutto stagionale in campionato di Veschetti, ogni tanto il Novara viaggia in contropiede e affida le conclusioni a Ghio e a Giannino. Qui è Como, a voi studio. Qui è lo studio, nulla di nuovo sugli altri quattro campi della Serie A. Cagliari 19esimo, Cagliari 1, Torino 0, a Cesena 18esimo, Cesena 1, Verona 0, a Vicenza 18esimo, Lanerossi Vicenza 1, Genoa 0, a Genova 20esimo, Sampdoria 0, Bologna 0. Quattro punteggi sono cambiati in Serie B a Catania, Catania 1, Arezzo 1, a Perugia il Brescia è pervenuto al pareggio, Perugia 1, Brescia 1, a Reggio Emilia la Reggiana è pervenuta alla seconda segnatura, Reggiana 2, Palermo 0, a Reggio Calabria, Regina 1, Catanzaro 0, anche in Serie C è cambiato il risultato di Pescara, Pescara in vantaggio, Pescara 1, Chieti 0. Visto la situazione punteggio del massimo interesse su tutti i campi, chiedo interventi più leggeri da Torino e a me ripasso al tuo ascolto. Sì, è così, e la Juventus sta conducendo in questo momento l'incontro per 2-1. Le reti, ripetiamo, sono state segnate nel secondo tempo per la squadra Juventina da Altafini al quinto e da Bettega al diciassettesimo. L'azione che ha portato a due le reti della Juventus è stata propizzata da una discesa di Altafini che ha ricevuto la palla da una rimessa del fallo, spostato sulla destra, è sceso quasi al limite dell'area, ha effettuato un cross e su questo cross è entrato molto bene di testa Bettega che ha insaccato con un precisissimo colpo appunto della sua testa. Pertanto il risultato è di 2-1 in favore della Juventus. La Lazio era passata in vantaggio al 45esimo minuto del primo tempo con il numero 9 Chinaglia. Intanto vediamo che ancora la Juventus che manovra sulla fascia centrale del campo, è Furino che ha passato la palla a Morini, quest'ultimo ancora sull'estremo settore di sinistra dove è spostato poco oltre la linea centrale del campo lungo buco, in avanti a Bettega ostacolato da Facco che commette fallo, ne ha commessi già qualcun altro di falli, il terzino sul numero 11 della squadra juventina, e pronti sono i giocatori juventini per battere questo calcio di punizione concesso appunto dall'arbitro. Ecco Cucureddu che tocca il pallone per Bettega, ancora a lungo buco sull'estremo settore di sinistra al limite dell'area, parte un tiro che termina sul fondo, era indirizzato nel 7 alto alla destra di Pulici. Risultato esattamente al 23esimo minuto del secondo tempo, Juventus 2, Lazio 1 qui al Comunale di Torino, a voi Roma. Dove si gioca il 26esimo della ripresa, il Milan è sempre in vantaggio per 2-1. C'è stata una contestazione in campo fra giocatori giallorossi e rossoneri per una punizione che Barbaresco ha accordato al Milan dopo aver parlamentato con i giocatori stessi. Gli spalti ovviamente la reclamavano per la Roma. Il Milan, aggredito da una Roma più determinata che estrosa, fatica un po' in effetti a sganciarsi. Quando lo fa i recuperi difensivi giallorossi appaiono sempre sufficientemente pronti. E ora un'azione di rimessa dei rossoneri impostata da Benetti in favore di Biasiolo, che ha allungato sulla slitta per Chiarugi che deve vedersela con Morini. Viene affrontato in tackle dal difensore giallorosso che commette fallo. Punizione quindi in favore del Milan e al termine di questa azione di calcio piazzato passeremo la linea a Milano. Sulla linea di battuta si sono portati Biasiolo e Chiarugi, Morini viene allontanato dall'arbitro perché osserva la distanza regolamentare, partita la punizione con un passaggio per Biasiolo, cross, sta per raccoglierlo Benetti ma si lascia scavalcare dalla palla ingannato anche dal sole e la stessa poi termina oltre la linea che delimita lateralmente il campo e quindi in out in favore della Roma. Siamo al 27esimo all'Olimpico, sempre 2-1 per il Milan a Teviola. A San Siro siamo al 23esimo, 2-2 ancora tra Inter
Inter e Napoli, le manovre sono un po' meno limpide rispetto alla prima ora di gioco. Vi abbiamo detto che l'inizio è stato veramente molto acceso. Ora l'Inter però sembra più padrona del campo e attacca con grande animosità. Ha sfiorato anche il gol nel periodo in cui non siamo stati collegati. Una mischia furiosa davanti a Carmignani e il portiere napoletano se l'è cavata piuttosto fortunosamente dopo essere uscito un paio di volte a vanvera. Ora il gioco è fermo, vediamo che è Moro a terra ed è assistito dal medico dell'Inter. Ripeto la situazione: al 24esimo San Siro 2-2 tra Inter e Napoli. A voi Firenze. A Firenze 27esimo del secondo tempo, non è cambiato il risultato, il Foggia sempre malato sulla Fiorentina per 1-0, nonostante i continui incessanti attacchi della Fiorentina che ha sostituito Desolati con Saltutti. Al 23esimo una punizione in favore della Fiorentina, ha battuto Brizzi per Spegiorin che nonostante fosse ostacolato dal compagno di squadra Calviolo è riuscito a girarsi e a concludere a fil di palo. Poi ancora De Sisti in conclusione solitaria dal limite con un tiro terminato di poco sopra la traversa. Poi ancora una punizione di Merlo, una respinta della difesa del Foggia, ripresa poi da Antonioni che ha tirato sul fondo. Adesso c'è il Foggia che parte in contropiede, ecco il passaggio ricevuto sulla sinistra dal terzino Valente, il cross termina sul fondo e comunque si impossessa del pallone Superchi. 28esimo del secondo tempo, Foggia 1, Fiorentina 0. A voi Bergamo. Anche a Bergamo è il 28esimo minuto della ripresa, siamo sempre in parità 1-1 fra Atalanta e Varese, ma è stata l'Atalanta nel periodo in cui non siamo stati collegati ad andare più vicina al gol con Gattelli e Pellizzaro, i cui tiri hanno costretto il portiere dalla corna a difficili interventi. Ora c'è ancora un'azione da parte dell'Atalanta, viene però fermato il gioco da parte dell'arbitro, risultato di parità 1-1. A voi Como. Qui è Como, siamo al 27esimo del secondo tempo, sempre Como 0, Novara 0, la partita è piuttosto equilibrata anche se il Como esercita una certa pressione offensiva, ma come ho detto nei precedenti interventi fra ilariani pare non esista l'uomo risolutore. Qui è Como, a voi studio. Qui è lo studio a Cagliari, siamo giunti al 26esimo, sempre il Cagliari in vantaggio sul Torino per 1-0, a Cesena 25esimo, Cesena 1, Verona 0, a Vicenza 25esimo, Vicenza 1, Genoa 0, a Genova 26esimo, Sampdoria 0, Bologna 0. Rivediamo la situazione in Serie B: Ascoli 1, Ternana 0, Avellino 0, Bari 0, Catania 1, Arezzo 1, Perugia 1, Brescia 1, Reggiana 2, Palermo 0, Regina 1, Catanzaro 0, Spal 0, Brindisi 0, Taranto 3, Parma 0. In Serie C: Trento 0, Alessandria 0, Pescara 1, Chieti 0. Passa all'ascolto di Torino. La Lazio tenta di risalire lo svantaggio di una rete, facendo così ovviamente qualche volta si scopre, corre il rischio di essere infilata nuovamente dalla Juventus, come è stato pochi minuti fa quando un'azione di Altafini, ancora una volta servito al centro, per poco non causava il terzo gol. Intanto su un'azione d'attacco della Lazio la palla è terminata fuori, la rimessa in gioco della Juve, ha recuperato Causio al limite dell'area e avanza verso la linea centrale del campo al piccolo passo. Ancora Causio che fa partire un passaggio in avanti indirizzato sul settore di estrema sinistra dove si muove Bettega. Bettega non insegue la palla che è inseguita invece da Facco che la controlla mentre la palla supera la linea che chiude il campo lateralmente. La rimessa in gioco di Facco, il passaggio su a Wilson e da quest'ultimo in diagonale ancora verso Martini che serve ancora Frustalupi arretrato. Avanza Frustalupi, eccolo nel cerchio del centrocampo, supera la linea mediana, osserva il piazzamento dei compagni, poi serve in questo momento sull'estremo settore di sinistra Manzervisi, restituisce ancora la palla all'indietro a Martini sulla linea centrale del campo, attende Facco che riceve, ritorna indietro anche Rececconi che ha recuperato il pallone mentre un uomo si sta spogliando ai margini del campo. Si tratta del numero 14 della squadra laziale, si tratta di D'Amico. La Lazio tenta naturalmente di pervenire al successo e schiererà quindi un'altra punta, vedremo poi al posto di chi. Ecco Frustalupi con un cross al limite per Chinaglia, respinge ancora la difesa, recupera ancora Rececconi, siamo ancora nella metà campo la squadra juventina, ecco un cross al limite dell'area da parte di Frustalupi, respinge ancora Cucureddu, recupera ancora Rececconi, rilancia ancora al limite per Nanni, indietro a Frustalupi, ancora la Lazio in attacco in questa fase del secondo tempo, ecco Wilson sulla sinistra, è giunto ad Armanforte i compagni in attacco, passa a Frustalupi al limite, un passaggio ancora in aria verso Nanni, respinge ancora la difesa, recupera ancora Wilson che viene poi colpito e messo a terra, vediamo quali sono le decisioni arbitrali. Lobello che ha due passi comanda un calcio di punizione in favore della Lazio. La situazione ci sembra tale che vorremmo ancora tenere la linea per qualche secondo in attesa che venga battuto questo calcio di punizione, mentre ripetiamo si sta scaldando i margini del campo D'Amico. Intanto vediamo che Zoff dà le disposizioni alla barriera, siamo sul vertice superiore del rettangolo dell'area, sulla destra della rete difesa da Zoff e sono pronti i giocatori laziali per battere il calcio di punizione. Al termine di questa azione passeremo la linea a Roma. E Nanni sul pallone insieme con Frustalupi, ecco Nanni che scocca il tiro, ribattuto prontamente da Furino che si è volato incontro al pallone e quindi suma così in fallo laterale l'azione d'attacco e il calcio di punizione della Lazio. A voi Roma.
dove si gioca il 31esimo della ripresa. Il Milan è sempre in vantaggio per 2-1, continua il forcing della Roma, al quale collaborano anche centrocampisti e difensori, e in particolare Morini. Un ottimo tiro di Cordoba al 29esimo vedeva Vecchi pronto a volare sulla propria destra per la deviazione. La Roma, con Spadoni a destra, Prati al centro e Capellini a sinistra, attacca con tre punte, ma il sostegno troppo ravvicinato dei centrocampisti riduce spesso gli spazi e di conseguenza anche la possibilità di concludere efficacemente. Contropiede adesso del Milan con Biasiolo, spostato a sinistra, servito Chiaruggi che cicca nettamente il tiro al limite dell'area giallorossa. Buon gioco a intervenire quindi Morini, il suo angelo custode, e a servire Domenghini. Da questi a Cordova, al termine di questa azione passeremo la linea a San Siro, a Di Bartolomei che si è inserito al centro e tenta di servire in estremis Spadoni, ma lo fa quando è già attanagliato dal tackle di Sabadini e il servizio risulta impreciso. Spadoni non può intervenire, interviene in sua vece Vecchi che risolve la situazione bloccando impresa e rinviando. Siamo al 31esimo all'Olimpico, sempre 2-1 per il Milan, la situazione a te Viola. Sempre 2-2 tra Inter e Napoli al 29esimo della ripresa, insiste l'Inter all'attacco e al 24esimo Carmignani ha evitato il terzo gol con una manata per fermare una bella deviazione di Boninsegna. Il Napoli è decisamente meno intraprendente rispetto al primo tempo, gli interisti cercano forse con troppa insistenza Boninsegna, che è controllato con decisione da Vavassori. Tra questi due giocatori uno splendido duello, uno dei molti motivi spettacolari di questa partita molto bella, come da tempo veramente non avevamo occasione di seguire qui a San Siro. Siamo esattamente alla mezz'ora, 2-2 tra Inter e Napoli, a voi Firenze. A Firenze siamo al 32esimo del secondo tempo, risultato invariato, è sempre il Foggia in vantaggio sulla Fiorentina per una rete a zero. Proprio pochi secondi fa c'è stata una bella conclusione dal limite dell'area di Brizzi con una altrettanto bella parata del portiere del Foggia Trentini. Nel periodo in cui non siamo stati collegati c'è stato un momento di pausa, diciamo così, nell'azione offensiva tamburo battente della Fiorentina, ne ha approfittato il Foggia per dare un po' di respiro alla difesa e portarsi un po' in avanti. Ora però è ripresa l'azione della Fiorentina, ecco Merlo che si porta in avanti, poi passa indietro per Antonioni, tentativo di cross di Antonioni, riprende il pallone ancora Antonioni, effetto che stavolta il cross, c'è un tiro di Spegiorin ed una parata molto bella ancora una volta del portiere del Foggia Trentini. Al 33esimo del secondo tempo, Foggia 1 Fiorentina 0, a voi Bergamo. 33esimo anche a Bergamo, risultato di parità, Atalanta 1 Varese 1, ma va segnalato che l'Atalanta è in 10 uomini per l'espulsione dell'interno Pirola, punito dall'arbitro per proteste. Da segnalare anche che da qualche minuto l'Atalanta impiega il numero 13 Bonci al posto di Pellizzaro, in pratica l'allenatore Corsini ha sostituito una punta con un'altra punta. Ora c'è stato un fallo di gioco a centrocampo, ci sembra che l'arbitro stia indicando la via degli spogliatoi anche al terzino del Varese. No, c'è un calcio di punizione al tre quarti di campo che viene assegnato a favore dell'Atalanta. La partita si va infuocando in questo finale, il risultato è sempre di parità fra Atalanta e Varese. A voi Como. Sempre in parità anche a Como, Como 0, Novara 0 al 34esimo, è andato molto vicino peraltro al gol il Como pochi minuti fa con Vannini, che ha schiacciato di testa un traversone di Correnti, ma il pallone ha sfiorato il palo sinistro e la rete del Novara si è salvata. È uscito adesso Russo per il Como, è entrato Rossi, null'altro dal Senigallia. A te Bortoluzzi. Nulla di nuovo sugli altri quattro campi. A Cagliari siamo al 32esimo, Cagliari in vantaggio sul Torino per una rete a zero. A Cesena 32esimo, Cesena 1 Verona 0, a Vicenza 31esimo Lanerossi 1 Genoa 0, a Genova 33esimo Sampdoria 0 Bologna 0. In Serie B un solo punteggio è mutato, a Ferrara la Spal è passata in vantaggio, Spal 1 Brindisi 0. Per questi ultimi 10 o 12 minuti di gioco interventi ancora più sintetici da tutti i campi, grazie, via Torino. 12 minuti alla conclusione della partita, la Lazio sta attaccando ma non riesce a passare, ecco Martini che cerca di lanciare in aria ancora per Chinaglia, il quale si vede il pallone respinto da un avversario, ancora D'Amico che recupera, ancora Chinaglia in area, accompagna il pallone, tira, quando all'ultimo momento c'è l'intervento di Morini che devia la palla in calcio d'angolo. Attendiamo ovviamente che venga battuto questo calcio d'angolo e da quello che avete sentito dire capite anche che è entrato D'Amico, il 14esimo della squadra laziale, al posto di Manservisi, e D'Amico è stato preso in consegna da Longobucco. Intanto sulla sinistra è Pulici pronto per battere questo calcio d'angolo. Ecco il giocatore che lancia il pallone all'indietro a Receconi, al limite dell'area, mira, parte un tiro, deviata la traiettoria di questo tiro da un colpo di testa di Capello, la palla schizza sulla sinistra dello schieramento laziale ed ecco ancora il pallone che termina in fallo laterale. Sempre 2-1 per la Juve, a voi Roma. Dove mancano 9 minuti alla conclusione, il Milan è sempre in vantaggio per 2-1 al 35esimo. Grandioso contropiede di Chiaruggi che superava tre uomini e quindi dalla sinistra effettuava un tiro cross che eludeva il piazzamento di Ginulfi.
perdendosi di poco al lato dopo che Bigon aveva tentato invano di intervenire per la correzione a rete. La Roma continua ad attaccare, tutta la squadra giallorossa è oltre la propria metà campo. Un altro cross di Cordova viene mancato da Prati, sempre severamente controllato da Anquilletti, ed è Bigon addirittura schierato, appostato sulle soglie della propria area ad allontanare la minaccia. Siamo a 8 minuti dal termine a Roma, il Milan è sempre in vantaggio per 2-1 a Teviola. Sempre 2-2 tra Inter e Napoli al 34esimo della ripresa qui a San Siro. Poco fa occasione per il Napoli, è scattato in profondità Braglia, lanciato da Giuliano. Al momento del tiro Braglia è stato fermato da Burnic e i numerosi tifosi napoletani presenti a San Siro avrebbero desiderato addirittura il calcio di rigore, ma secondo noi giustamente l'arbitro Angonese non ha battuto ciglio. La situazione è ancora di perfetta parità, equilibrio anche sul piano del gioco. 2-2 tra Inter e Napoli. A voi Firenze. A Firenze 8 minuti alla conclusione dell'incontro, non è cambiato nulla, il risultato è sempre Fiorentina 0 e Foggia 1. Da segnalare un tiro sul fondo a file di palo di Galviolo, poi un tiro di Del Neri per il Foggia parato da Superchi ed infine una doppia conclusione di Spegiorin respinta dalla difesa del Foggia. 7 minuti e mezzo la conclusione dell'incontro, Foggia 1, Fiorentina 0. A voi Bergamo. Grazie Provenzali, mi passi la linea. Mentre è stato accordato un calcio di rigore a favore dell'Atalanta, c'è stato un fallo in area su Vignando e l'arbitro ha accordato il calcio di rigore, ma l'Atalanta sta giocando con 9 uomini. Dopo l'espulsione di Pirola è stato espulso anche Leoncini. Leoncini si è scontrato con il terzino Borghi a centrocampo, ma l'arbitro ha espulso soltanto il giocatore atalantino. La partita si è molto infuocata in questo finale. Ora c'è questo calcio di rigore a favore dell'Atalanta, si sta mettendo la palla sul dischetto, vediamo chi è il giocatore incaricato del tiro, vediamo chi è che farà il tiro in questo momento, chi è il rigorista dell'Atalanta. Si vanno disponendo i giocatori, dovrebbe essere Divina incaricato del tiro, ecco l'arbitro sta facendo cenno ai giocatori di allontanarsi, è il giocatore numero 13 Bonci, entrato in campo poco fa in sostituzione di Pellizzaro, che sarà incaricato del tiro. Mancano esattamente 8 minuti alla conclusione della partita, il risultato è di parità, Atalanta 1, Varese 1, una partita nel primo tempo alquanto abulica, ma nella ripresa si è molto infuocata. Ed ecco che sta per partire, si allontana l'arbitro, sulla palla Bonci fischiato, parte il tiro a rete, 2-1 il risultato a favore dell'Atalanta, ha segnato Bonci mentre mancano 6 minuti alla conclusione della partita. A voi Como. Qui è Como, siamo al 38esimo, risultato sempre in bianco, Como 0, Novara 0, non c'è nulla da segnalare se non un cambio anche nel Novara, è uscito Navarrini. È uscito Giannini ed è entrato Navarrini. Qui è Como, a voi studio. Qui è lo studio a Cagliari, siamo al 37esimo, situazione ora di parità, Cagliari 1, Torino 1. Il Torino è pervenuto al pareggio al 35esimo con una rete di Pulici sul rigore concesso per fallo di Dessì su Pulici. Quindi ripetiamo, 37esimo, Cagliari 1, Torino 1. A Cesena 37esimo, Cesena 1, Verona 0. A Vicenza 36esimo, Lanerossi Vicenza 1, Genoa 0. A Genova 38esimo, Sampdoria 0, Bologna 0. Scusa Mary, quanto manca al termine della partita? Mancano circa 7 minuti, è stata canna in questo momento la Lazio, recupera Chinaglia, rimette al centro, ma già è terminata l'azione. Va bene Ameri per un minuto, grazie. D'accordo, e proseguiamo ancora seguendo questa azione difensiva della Juve. Ora Salvatore, che ha parlato pallone fuori area. Dimmi. Lo controlla e calcia il pallone quindi di destro, mandandola verso la linea centrale del campo. Chiudete un microfono per cortesia, perché sentiamo dei rumori strani in trasmissione. Intanto esattamente grazie. La voce di Fineschi che sentiamo, quindi è Milano che deve chiudere il microfono. Ecco il pallone che è terminato in fallo laterale e Frustalupi non è riuscito a mantenere il pallone in gioco. Attendiamo ora per vedere di chi sarà la rimessa, molto probabilmente sarà dalla Juventus. È infatti Capello che si è portato nel campo per destinazione, ha recuperato il pallone e lo rimette in questo momento in gioco per Bettega. Abbiamo terminato da Torino, a voi Roma. Mancano 4 minuti alla conclusione, il Milan è sempre in vantaggio per 2-1 ed è in contropiede ora Chiaruggi, servito da Bigon, si libera dalla guardia di Santarini, avanza verso Genulfi, viene però fermato da un equivoco, aveva creduto evidentemente l'ala sinistra milanista che l'azione nella quale si era fatto promotore Bigon fosse regolare, invece Barbaresco l'aveva interrotta, ma il clamore della folla evidentemente non aveva fatto sentire a Chiaruggi, come del resto a noi, il fischio dell'arbitro. Ancora la Roma in attacco con uno spiovente per Prati, respinge ancora una volta Anquilletti a favore di Bianchi che risolve la situazione per la sua squadra. Siamo a 3 minuti dal termine, il Milan sempre in vantaggio per 2-1, a voi San Siro. A San Siro mancano 6 minuti alla conclusione, sempre 2-2 tra Inter e Napoli. Ora il Napoli all'attacco, ma il giocatore Vavassori viene fermato da Burnic e Massa.
punizione al limite in favore della squadra partenopea che poco fa ha mancato per un soffio la terza rete. È stato Ferradini che ha mancato di segnare dopo una palla regalatagli, la parola esatta, da Bellugi in un'azione analoga a quella che ha provocato il primo gol napoletano. Questa volta però Ferradini è stato meno abile di Clerici ed ha spedito sul fondo. Attendiamo nel frattempo che venga battuta la punizione e Giuliano sulla palla ha accanto a sé Canè. Siamo, ripetiamo, al limite dell'area interista. Gli interisti hanno predisposto la barriera, parte il tiro di Canè in questo momento e termina sull'esterno della rete. 2-2 a 5 minuti dal termine, a te Provenzali. A Firenze mancano 3 minuti alla conclusione dell'incontro, il Foggia è in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0, la Fiorentina continua sempre all'attacco, poche seconde fa c'è stata un'azione personale di Della Martira, conclusa poi con un tiro cross parato da Trentini, altri tiri di Spegiorin, una munizione a Luigi Villa e poi un passaggio molto bello di Spegiorin per Merlo che non ha visto però il passaggio ed ha perso così forse l'occasione più favorevole. 2 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, Foggia 1, Fiorentina 0, a voi Bergamo. Ultime battute di gioco anche a Bergamo, l'Atalanta è sempre in vantaggio per 2-1 sul Varese, era andato in vantaggio il Varese al 7° minuto della ripresa con Libera, aveva pareggiato Gattelli al 9° mentre al 39° l'Atalanta è pervenuta nuovamente in vantaggio su calcio di rigore realizzato da Bonci. Vi segnaliamo intanto che l'Atalanta continua a giocare in 9 uomini per le espulsioni di Pirola e Leoncini, ma anche il Varese da qualche minuto è in 10, è stato infatti espulso il terzino Borghi. Ora c'è il Varese che si sta portando in avanti con Libera, è stato fischiato, è stato falciato, c'è un fallo. Attenzione Luzzi, ha segnato la Juventus il terzo gol con Cucurretto, sta filata dall'estremo settore destro, è entrato in aria il giocatore e ha messo il pallone in rete. A 5 minuti dal termine, pertanto la Juventus conduce per 3-1, nulla da fare ormai per la Lazio, trafitta dai 3 gol juventini. A te Luzzi. C'è un calcio di punizione a favore del Varese al limite dell'area, aspettiamo il tiro, batte Gorin, palla nettamente fuori, 2-1 il risultato a favore dell'Atalanta, a 2 minuti dalla conclusione a voi Como. Qui è Como, mancano meno di 3 minuti al termine, sempre 0-0 fra Como e Novara, assistiamo adesso al forcing del Como, ma il Novara si difende con estremo ordine. Qui è Como, a voi studio. Qui è lo studio, dunque la situazione a Cagliari è sempre di parità, 1-1 tra Cagliari e Torino al 41esimo. A Cesena pure 41esimo, Cesena in vantaggio sul Verona per 1-0. A Vicenza il risultato è cambiato, il Genoa è pervenuto al pareggio al 38esimo con una rete di Corradi, quindi 40esimo, Lanerossi Vicenza 1, Genoa 1. A Genova 43esimo, situazione di parità 0-0 tra Sampdoria e Bologna. In Serie B 3 punteggi sono cambiati, l'Ascoli è passato in vantaggio, Ascoli 2, Ternana 1, Avellino in vantaggio, Avellino 1, Bari 0, Catania in vantaggio, Catania 2, Arezzo 1, comunque riassumo la situazione, Ascoli 2, Ternana 1, Avellino 1, Bari 0, Catania 2, Arezzo 1, Perugia 1, Brescia 1, Reggiana 2, Palermo 0, Regina 1, Catanzaro 0, Spal 1, Brindisi 0, Taranto 3, Parma 0, in Serie C Trento 0, Alessandria 0, Pescara 1, Chieti 0, a Meriti chiedo di tenere la linea sino al termine esatto della partita, potranno intervenire ovviamente su Torino tutti gli altri campi per i finali. Grazie e passo all'ascolto di Torino. Bene, d'accordo Bortoluzzi, sta per scoccare in pratica il 3 minuti dalla fine in questa partita che vede appunto la Juventus condurre l'incontro per 3-1. Le reti sono state segnate da Chinaglia al 45esimo del primo tempo, da Altafini al quinto, da Bettega al 17esimo, da Cucurella al 40esimo della ripresa. 3-1 il risultato, a 3 minuti dalla conclusione dell'incontro la Lazio sta attaccando sul settore di estrema sinistra con Rececconi che ha volato il pallone verso il fondo in lotta con un avversario, cerca di passare la palla a Frustalupi, c'è un rimpallo, il pallone termina fuori, la rimessa in gioco della Lazio vicino alla bandierina del calcio d'angolo, rimessa in gioco effettuata, viene impegnato in questo momento avrà rimesso in gioco anche Garlaschelli, ma è ancora Furina a togliere la palla al giocatore, a rilanciare i propri avanti, portando gli stesso il pallone verso la linea mediana del campo. Ecco Cucurreddu, serve sulla destra Capello, scende Capello nel settore di alla destra, al centro è scattato Bettega, pronto al cross di Capello, raso terra, Facco davanti al portiere Pulici, alza il pallone a campanile, poi ancora Pulici con un pugno, sventa la minaccia dalla testa di Bettega, respinge successivamente la difesa, ecco ancora Frustalupi che recupera il pallone, cerca di liberarsi di un avversario, esattamente di Longobucco, scambia il pallone col compagno di squadra Facco e rilancia ancora in avanti, anzi Martini sull'estremo settore di sinistra, ma è ancora la Juve a intercettare con i propri difensori e a rilanciare ancora il proprio attacco ed è Longobucco che taglia sul settore di estrema destra dove è scattato in questo momento Salvatore, pronto per il cross sotto porta, ecco dalla parte opposta Bettega, Facco lo anticipa e di testa mette il pallone in calcio d'angolo, calcio d'angolo esattamente a 1 minuto dalla conclusione dell'incontro che la Juve sta ormai conducendo per 3-1. Ecco, vedremo il giocatore. Attenzione a Meri, finale a Firenze, Foggia batte Fiorentina 1-0, a te la linea.
Ecco, vediamo ora il giocatore incaricato del tiro, è Altafini che scambia il pallone con Cucurezzo. Cucurezzo ancora va verso la linea di fondo, è pronto a effettuare un raso terra. Ecco ancora un tiro di Bettega, il pallone incestica Bettega sul pallone, reclama un calcio d'angolo che l'arbitro Lovello cade. Scusa Ameri, finale all'Olimpico, Milan batte Roma 2-1, a te la linea. Lovello, dicevamo che ha due passi, che ha diretto ottimamente questo incontro, nega naturalmente, poi passa e vediamo il pallone sulla centro verso Scusa Mary, qui è Como, la partita è terminata, Como 0, Novara 0, a te Mary. Frustalupi ha scambiato con Rececconi, quest'ultimo manda ancora in avanti a Garlaschelli, fermato nella sua azione da lungo buco, successivamente Furino che respinge, recupera ancora Martini, ancora Rececconi sulla linea del fallo laterale, la rimessa in gioco della Lazio, la palla è terminata fuori. Da Rececconi a Frustalupi che gira su se stesso e avanza, avendo davanti a sé Cucurezzo. Ancora Frustalupi fa partire un cross verso Chinaglia, colpo di testa al centro, proprio dal rischio del rigore, allontana la minaccia a Salvatore e recupera sul settore di destra dell'attacco laziale Rececconi. Su di lui gioca Altafini, gli toglie la palla. Poi attenzione Ameri, è finita anche a Bergamo, Atalanta batte Varese 2-1, a te Ameri. Altafini cerca ancora una finezza che non gli riesce, il pallone è terminato ancora in fallo laterale a ridosso della fascia centrale del campo. La rimessa di Rececconi, scambiato il pallone con Martini, ancora con Frustalupi che avanza nella posizione di mezzo destro. Sulla destra c'è Martini, Frustalupi giunto quasi al limite, cross sotto porta, esce Zoff e riesce ad anticipare molto bene Galaschelli bloccando il pallone ed effettuando in questo momento la rimessa. Vediamo che c'è un altro intervento di Lovello e proprio in questo momento, mentre il campo è invaso dai fotografi che si buttano su Zoff per ritrarlo, l'arbitro Lovello dà il segnale di chiusura dell'incontro. È stata una partita veloce, interessante, che la Juve ha fatto sua dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di rete, ricordiamo, segnata da Chinaglia al 45esimo. Chinaglia aveva ricevuto un ottimo passaggio di Nanni in aria e aveva battuto, stando solo in pratica, quasi tutto solo il portiere Zoff. La ripresa è stato Altafini a segnare il pareggio al quinto minuto su un cross effettuato da Causio e un colpo di testa in un groviglio di uomini dello stesso centravanti juventino che sostituiva oggi appunto Anastasi. Il secondo gol della Juve è stato segnato da Bettega al 17esimo, è stato forse il gol più bello di tutta la partita, è stato Bettega a raccogliere un cross di Causio e al volo a insaccarlo di testa in rete. Cucurezzo al 40esimo infine ha triplicato il bottino. Scusa della Mary, juventina. Anche a Milano risultato finale 2-2-3-3 Napoli, a te la linea. D'accordo, della squadra juventina ha portato appunto a 3 le reti al 40esimo. Dobbiamo dire inoltre che la Juventus ha colto un palo, l'incrocio dei pali con Cucurezzo nel primo tempo al 32esimo. Ripetiamo, è stata una partita veloce e interessante, ha naturalmente succhiato la bilancia, ha avuto maggior peso l'esperienza della squadra juventina, la Lazio accenna ad avere forse lo stesso difetto dello scorso anno, lavora molto ma produce poco. Comunque c'è un impegno atletico costante da parte della squadra laziale e dobbiamo anche riconoscere che c'è stato un generoso Serrate. Nonostante il passivo gravoso, noi pensiamo che la Lazio possa tutto sommato aver superato lo shock di Ipswich e forse potremo ancora rivederla fin da domenica prossima come una delle migliori squadre protagoniste di questo nostro campionato. Bravissima la Juve, ripetiamo, lanciata naturalmente verso le zone alte della classifica. Il nostro collegamento dal Comunale di Torino è terminato, a te Bortoluzzi. Prima di collegarci con gli altri campi di gioco, la Stock vi ricorda che l'aroma secco e vigoroso di Stock 84 e la raffinata delicatezza di Royal Stock hanno un segreto, tutta l'esperienza Stock. Qui è lo studio, vogliamo ribadire i risultati, per favore, Ciotti. Finale all'Olimpico, Milan batte Roma 2-1, a voi San Siro. Finale a San Siro, Inter 2, Napoli 2, a te Provenzali. Provenzali, per cortesia, vuoi ribadire il risultato? Grazie. A Firenze, Foggia batte Fiorentina 1-0, a voi Bergamo. A Bergamo, finale, Atalanta batte Varese 2-1, a voi Como. A Como, finale, Como e Novara 0-0, a voi studio. Qui allo studio con gli altri risultati finali, a Cagliari, Cagliari e Torino 1-1, a Cesena, Cesena batte Verona 1-0, a Vicenza, Lanerossi Vicenza e Genoa 1-1, a Genova, Sampdoria e Bologna 0-0 e passiamo alle cronache via Roma. Vi ripetiamo il risultato finale di Roma, il Milan ha battuto la Roma per 2-1, questa è la successione delle reti, al 10° del primo tempo Chiarugi, al 20° Bianchi, al 37° Cappellini, la Roma ha sostituito Peccenini all'inizio della ripresa con Spadoni. Un Milan ancora chiaramente convalescente, almeno a nostro avviso, ma ricco di malizia e di determinazione, è riuscito a mascherare molte delle sue attuali lacune, guadagnando un doppio vantaggio nei primi 20 minuti che ha reso ovviamente più facile il suo compito, consentendogli la strada sempre piuttosto agevole del gioco di rimessa. L'arrembaggio della Roma, che ha avuto pochissime pause, consentiva agli uomini di Scopigno solo di ridurre lo svantaggio al 37esimo, con una bella rete di Cappellini elaborata da Prati. Ma va detto che anche se il forcing giallorosso in qualche occasione è apparso poco lucido, in qualche altra è stato bloccato dalla retrovia milanista con un po' di avventurosità.
Forse la prima linea romanista ha insistito troppo con le traiettorie per Prati, controllato sempre da almeno due uomini appena l'azione si stringeva e si avviava alla conclusione. Comunque è un fatto che la risoluzione in mischia è sempre mancata alle punte giallorosse, anche sfortunate in qualche occasione, come al tredicesimo, quando Spadoni, come già segnalato, ha colto in pieno il palo alla destra di Vecchi. Comunque una partita abbastanza brillante per quanto ha riguardato il suo tono agonistico, per quanto modesta sul piano tecnico. Ha diretto Barbaresco davanti a spalti gremiti. Vi ribadiamo il risultato: Milan batte Roma 2-1 a Teviola. Inter e Napoli 2-2, è stata una partita tipicamente inglese, grande prestanza atletica, movimento quasi frenetico, qualche eccesso agonistico, cronaca ricchissima. Un Napoli davvero sorprendente per dinamismo e vivacità di schemi. D'altra parte un Inter caricatissima, menomata in misura notevole al 24esimo del primo tempo, quando Mazzola, infortunatosi in uno scontro con Orlandini, è stato costretto a lasciare il proprio posto a Scala. L'uscita del capitano ha sconvolto logicamente i piani tattici dell'Inter, che si trovava in quel momento in vantaggio per uno splendido gol di Moro. In 13 minuti il Napoli ha recuperato e si è portato in vantaggio, prima con Clerici che sfruttava un'incredibile leggerezza di Fedele, quindi con un gol di Canè. Nella ripresa l'Inter, ancora più grintosa, pareggiava con Boninsegna che risolveva una furiosa mischia davanti a Carmignani. Poi ancora gioco equilibrato con varie occasioni per parte mancate per un soffio. Risultato tutto sommato esatto tra due squadre che sicuramente diranno una parola autorevole in questo campionato. Ha diretto il signor Angonese davanti a 70.000 spettatori in una giornata di sole. Sono stati ammoniti Oriali, Bruscolotti e Bellugi. Gli angoli sono stati 6-5 per il Napoli. Ripeto il risultato: Inter 2, Napoli 2. A voi Firenze. A Firenze ripetiamo il risultato: il Foggia ha battuto la Fiorentina per 1-0. La rete è stata segnata al terzo del primo tempo da Silvano Villa su azione susseguente a calcio d'angolo. Un gol a freddo quindi dopo neppure 3 minuti di gioco, che ha determinato la svolta della partita. La Fiorentina, che si sa preferisce agire in contropiede, è stata così costretta per l'ansia di recuperare in fretta ad andare all'attacco in massa. In questo modo ha fatto praticamente il gioco del Foggia, che ha dimostrato una visione di gioco ed una saldezza difensiva veramente considerevoli. Nel primo tempo i foggiani hanno cercato, riuscendo, di controllare la zona di centrocampo, non hanno mai sprecato palloni e si sono lanciati in avanti solo quando hanno trovato degli spiragli, dei varchi veramente validi. Nella ripresa i foggiani hanno dovuto arretrare di molto la linea di difesa e qui è venuta fuori la bravura soprattutto del portiere Trentini e di Pirazzini. La Fiorentina ha tentato il tutto per tutto in questa seconda parte dell'incontro, ha attaccato in continuazione, ha avuto anche qualche occasione da rete, sprecata a volte per imprecisione, a volte, come dicevamo prima, per la bravura degli estremi difensori foggiani. Ha arbitrato il signor Gussoni di fronte a 40.000 spettatori circa. I calci d'angolo sono stati 5-2 per la Fiorentina, nel primo tempo 2-2. Ripetiamo il risultato finale: a Firenze Foggia batte Fiorentina 1-0. A voi Bergamo. A Bergamo l'Atalanta ha battuto il Varese per 2-1 a conclusione di una partita che si è incredibilmente infuocata nella ripresa, dopo un primo tempo placido e tranquillo. È accaduto tutto nel secondo tempo: il Varese era andato in vantaggio al 7° minuto con l'ala sinistra libera che aveva sfruttato un'azione in contropiede, ma l'Atalanta riusciva a pareggiare 2 minuti dopo con il centravanti Gattelli che sfruttava un'indecisione della difesa varesina. Subito dopo, per proteste, l'arbitro mandava negli spogliatoi Pirola e successivamente Leoncini, ma proprio quando l'Atalanta era in 9 uomini, l'arbitro le accordava un calcio di rigore per fallo su Vignando, rigore che trasformava il numero 13 Bonci. Successivamente, per proteste, veniva espulso Borghi e con i suoi 10 uomini il Varese terminava l'incontro all'attacco nel tentativo di raggiungere il pareggio, pareggio che le sfuggiva per poco perché proprio sul finire, ancora libero lanciato, veniva fermato in tuffo molto bene dal portiere dell'Atalanta. Ha arbitrato l'Attanzi alla presenza di 12.000 spettatori circa in un tiepido pomeriggio autunnale. Ripeto il risultato: Atalanta batte Varese 2-1 a Vicomo. Qui Como, vi ricordo il risultato finale: Como 0, Novara 0. Partita all'insegna dell'equilibrio fra Como e Novara. Il Novara sulla coscienza, la rete non trasformata, su calcio di rigore concesso da Martinelli per un fallo di mano in aria di Correnti, ma Enzo si è fatto parare da Rigamonti il calcio dal dischetto. I piemontesi hanno dimostrato una diversa mentalità rispetto allo scorso anno: più determinazione, più squadra, maggiore volontà insomma di recitare un ruolo anche importante in questo campionato. Il Como è squadra fresca, veloce, ma
come più volte ripetuto, manca di un uomo gol, di un uomo risolutore che consenta di concretizzare il buon lavoro dei compagni che esercitano a centrocampo. 0-0 dunque al Senigallia, nel quasi derby lombardo-piemontese disputato di fronte a 7.000 spettatori. Qui è Como, a voi studio. E qui è lo studio, dato il tempo a disposizione non resta che riepilogare i risultati. A Cagliari, Cagliari e Torino 1-1, a Cesena, Cesena batte Verona 1-0, a Firenze Foggia batte Fiorentina 1-0, a Milano Internazionale Napoli 2-2, a Torino Juventus batte Lazio 3-1, a Vicenza Lanerossi e Genoa 1-1, a Roma Milan batte Roma 2-1, a Genova Sampdoria e Bologna 0-0. La classifica vede al comando con 4 punti ben 7 squadre, e cioè Lazio, Fiorentina, Internazionale, Napoli, Torino, Milan e Juventus. Seguono con 3 punti Bologna, Cagliari, Cesena e Foggia, con 2 punti Roma e Genoa, con 1 punto Lanerossi Vicenza e con 0 punti Verona e Sampdoria. Vediamo la classifica dei marcatori della Serie A dopo la terza giornata. Al comando con 3 gol, 2 giocatori, Boninsegna dell'Inter e Chiarugi del Milan. Seguono con 2 reti Landini e Savoldi del Bologna, Speggiorin della Fiorentina, Riva del Cagliari, Chinaglia della Lazio, Clerici e Canè del Napoli, Cucureddo e Bettega della Juventus, Silvano Villa del Foggia, Improta della Sampdoria, Luppi del Verona e Pulici del Torino. Passiamo ora ai risultati della Serie B. Ad Ascoli, Ascoli batte Ternana 2-1. A Bergamo, Atalanta batte Varese 2-1. Ad Avellino, Avellino batte Bari 1-0. A Catania, Catania batte Arezzo 2-1. A Como, Como e Novara 0-0. A Perugia, Perugia e Brescia 1-1. A Reggio Emilia, Reggiana batte Palermo 2-0. A Reggio Calabria, Regina batte Catanzaro 1-0. A Ferrara, Spal batte Brindisi 1-0. A Taranto, Taranto batte Parma 3-1. La classifica: Ascoli punti 8, Novara e Catania 7, Varese, Palermo, Parma, Como e Regina 6, Brindisi, Ternana, Brescia, Atalanta, Avellino, Taranto e Spal 5, Perugia 4 punti, Catanzaro e Reggiana 3, Arezzo 2, Bari 1 punto. Vediamo ora i risultati di 2 partite del campionato di Serie C. A Trento, Alessandria batte Trento 1-0, a Pescara, Pescara e Chieti 1-1. Gentili ascoltatori, abbiamo così conclusa la trasmissione. Vi diamo appuntamento a domenica prossima. Sul secondo programma, tra un minuto circa, va in onda Domenica Sport. Grazie dell'ascolto e buonasera.